Per la prima volta la presidenza di Federgioco va a Sanremo e questa è un'associazione molto importante. Sì, è un'associazione molto importante perché è l'associazione che rappresenta le quattro case da gioco italiane. Da quest'anno e da oggi il presidente, il collega del Consiglio di amministrazione Marco Cambiaso e vicepresidente, l'amministratore delegato del Casinò di Venezia, il dottor Vittorio Ravà. Per noi è un grande onore, ma soprattutto è anche il modo per poter fare un'attività insieme a Federgioco a tutela delle case da gioco. Specificità da portare avanti? Specificità ce ne sono, il Presidente ha presentato oggi un programma, sono state rinominate le commissioni, quindi ci sono tutte le possibilità per fare un'attività di concerto, sia alle quattro case da gioco, soprattutto oggi è nata anche l'idea con le altre case da gioco di creare delle sinergie per quanto riguarda gli spettacoli, questo in un'ottica di contenimento dei costi che è l'obiettivo principe di tutte le case da gioco. Quanto riguarda il settore del lavoro, i lavoratori? Per il settore dei lavoratori a Sanremo abbiamo raggiunto un accordo, abbiamo firmato giovedì prima di andare dal prefetto un'ipotesi di accordo che è in fase di valutazione da parte dei dipendenti, quindi attendiamo le loro valutazioni. Oggi è una giornata importante per il Casinò di Sanremo. Ma è una giornata importante per il Casinò, una giornata importante per Sanremo perché per la prima volta nella mia persona Sanremo ha la presidenza di Federgioco. Presidenza importante, presidenza prestigiosa, Sanremo è la guida delle quattro case da gioco. La vicepresidenza è a Venezia, come da statuto, e di questo devo ringraziare il sindaco, soprattutto per la fiducia che mi ha espresso nel nominarmi membro del CDA della casa da gioco e oggi, onorandomi nuovamente la sua fiducia, mettermi alla guida di Federgioco. Oggi abbiamo sentito, avete parlato che prestate proprio una particolare importanza al fenomeno della ludopatia. Ma oggi noi ci siamo dotati di un codice di autodisciplina, non è nient'altro quello che facciamo da sempre all'interno dei nostri casinò, l'abbiamo messo su carta, ossia noi controlliamo gli ingressi, da noi non entrano i minori, chi viene da noi non ci viene per sbaglio perché decide di venire da noi e di questo siamo tranquilli. Abbiamo anche la possibilità, come abbiamo sempre fatto, di vietare alle persone l'ingresso, soprattutto con autotutele, persone che si sentono in preda a crisi compulsive da gioco. Siamo molto attenti a queste, portiamo avanti comunque sempre al nostro interno convegno in merito al discorso delle ludopatie e abbiamo un controllo fermo e assiduo su questo. Per cui non abbiamo fatto altro che mettere su carta quelli che sono i nostri principali intendimenti da sempre, per cui i casinò hanno una specificità e in quella specificità e si ritrovano. C'è una crescita importante alle slot, è vero? Ma diciamo, non parliamo di crescita importante, ma parliamo di una crescita continua, per cui è un buon segnale per noi. Vediamo che piano piano abbiamo un incremento degli incassi, per cui diciamo, di questo siamo contenti. Come avete visto dagli ultimi dati della trimestrale, abbiamo recuperato parecchi punti percentuali, siamo meno del 15% di incassi, ma in linea con quello che prevedeva il piano d'impresa, per cui diciamo, abbiamo in questo momento l'azienda in equilibrio. È logico che solo un piccolo inizio, bisognerà lavorare molto per mantenerla perché non è semplice, non è facile, non vi sono facili entusiasmi, però lavorando secondo me possiamo tenere un buon ritmo e vedere di diminuire questo gap ancora un attimo.